Buon pomeriggio, ecco il caffè con Gilda Boiardi. Buon pomeriggio a te, Gilda. Buon pomeriggio a te, Stefania. Grazie, grazie del tuo caffè insieme a me che hai partecipato anche a questo momento di relax, un momento di relax ma anche di riflessione. Torneremo a parlare con Gilda Boiardi, che è una persona importantissima del design italiano perché lo promuove, dopo la nostra sigla. Eccoci di nuovo con Gilda. Diciamo che Gilda è la donna, la Deus ex machina del fuori salone che compie ben 30 anni. Compie ben 30 anni, Gilda. È un bel record. Sì, è un bell'anniversario. Abbiamo iniziato nel 1990, un po' come una sfida perché nel 90 settembre, tra l'altro, non ci fu il Salone del Mobile e quindi Interni con me ha pensato di poter animare la città di Milano attraverso una serie di eventi negli showroom e nelle gallerie. E così abbiamo proseguito. Per fare un piccolo primo bilancio di questa edizione, qualche dato. Ah, questa edizione ha avuto dei risultati sperati. Noi, io vi posso dire i risultati di visitatori che abbiamo avuto sia all'Orto Botanico, alla Statale e all'Audi City Lab. Alla Statale, naturalmente, essendo un'università ormai di grande attrattività, non solo per i giovani, ma anche per gli operatori, architetti, professionisti, comunque anche persone normali. Abbiamo avuto l'afflusso di sabato e domenica, era incredibile la statale. Ecco, vediamo un attimo un piccolo clip che io ho registrato perché sono venuta anche a Milano. Ecco, qui siamo nel cortile d'onore dell'Università di Milano e qui ci sono le varie installazioni proprio per uno dei programmi del Fuori Salone. Ecco, proseguiamo anche nelle varie proposte. Esposizione di tutto ciò che è la proposta brasiliana del design. Ci siamo arrivati anche all'installazione di Kengo Kuma. Installazioni sono qualcosa di artistico. Kengo Kuma è un archeostar giapponese che non rinuncia mai alle installazioni anche a Milano. No, non è la prima volta, infatti, che Kengo Kuma è qui con noi. E queste installazioni nel cortile dei bagni, così è il cortile che anticamente, quando l'università era un ospedale, questa installazione che è fatta di bambù, e il bambù vibra. E all'interno di queste strisce di bambù c'è la tecnologia digitale di un'azienda che fa grande ricerca, la Oppo, per cui le vibrazioni venivano registrate ed emettevano quindi dei suoni con cui il pubblico dialogava. Quindi è stata qualcosa di veramente molto poetico, oltre che a molto di innovazione nella ricerca, naturalmente. Assolutamente, assolutamente. Tu lo sai che Kengo Kuma, tra i 300 architetti che ha a Tokyo, ha anche 30 italiani, tra cui modestamente la mia piccola Ludovica, però ventottenne Non lo Ludovica. sapevo. Esatto, il che vuol dire che anche la creatività italiana è molto, molto stimata dai giapponesi. Il design italiano è ancora un'eccellenza o cresce la concorrenza straniera? Allora, il design italiano è fatto da un'unione tra la creatività internazionale e il saper fare e il produrre del Made in Italy, delle aziende italiane. Quindi in questo non ha concorrenti, non esiste un paese che abbia un'offerta così importante, così ricca di aziende che producono dalle più importanti alle meno importanti, ma sempre con un
una creatività che è l'invidia un po' di tutto il panorama internazionale. C'è spazio, secondo te, per i giovani in questo settore in Italia, visto che molti invece trovano soluzioni lavorative all'estero? No, sicuramente, diciamo che nel nostro campo i designer giovani e meno giovani trovano molto spazio in Italia, assolutamente. Più Quindi, che gli architetti, no, ovviamente. parliamo di progettisti, che vuol dire architetti e designer. Diciamo che anche adesso in Italia si è incominciato a costruire, quindi diciamo che oltre al prodotto di design c'è una nuova vivacità anche in tutto quello che viene fatto. Pensa ai vari nuovi quartieri di Milano, a City Life, a Porta Nuova, al Portello, all'ex area dell'Expo 2015. E sicuramente qui anche noi in statale abbiamo delle proposte fatte da dei giovani. Diciamo che il Fuorisalone ha scoperto anche degli spazi nuovi, come Alcova, per esempio. Ci racconti un pochino brevemente? Il nome è Alcova, lo spazio è l'ex ospedale militare di Baggio, che è stato utilizzato in questa occasione, oltre che come una delle sedi dove si fanno i vaccini, è stato utilizzato in questa settimana anche da una serie di giovani progettisti che hanno occupato sia spazi chiusi che spazi aperti per esporre le loro proposte, che sono delle proposte anche di giovanissimi. Quindi delle proposte ancora in fase embrionale, ma sicuramente che ha attirato un pubblico Enorme. interessato sia a scoprire il luogo, sia a scoprire le Ti proposte. faccio vedere una foto di una sedia che si chiama Gilda B, quindi in onore tuo del designer Jacopo Foggini. Sei stata veramente omaggiata da questo grande giovane, grande designer, proprio un omaggio a te che sei ormai direttrice della rivista Interni da tantissimi anni, dal 1994, no? Quindi è un omaggio a te, cioè sei proprio una donna del design, non è così? Jacopo è anche un grande amico e la sede è realizzata da un'azienda con cui io sono sempre interfacciato, che è la Edra, e di conseguenza è stato un po' un gioco tra amici. Il Interessante. materiale è policarbonato, è un Policarbonato. policarbonato che è anche lo stesso materiale che viene utilizzato per i catarifrangenti delle macchine. È un materiale che è lavorato a mano, diciamo E che. si vede, è un bellissimo lavoro. Ecco, alle tue spalle c'è un schermo. Che cosa vuol dire? Che da giugno di quest'anno c'è anche il Fuorisalone TV e tu hai lanciato anche un Fuorisalone Giappone e un Fuorisalone in Cina. Raccontaci un po'. Quello che abbiamo fatto in Cina è stato riportare le esperienze che facciamo a Milano e quindi parlare del saper fare delle aziende italiane da Shanghai recentemente e precedentemente a Pechino con una grande mostra, una mostra che ho visto la presenza di circa 700 prodotti, quindi una mostra fatta in un museo, il National Museum of China, che è in piazza Tiananmen, quindi è stato per noi un grande lavoro, un lavoro anche abbastanza faticoso, ma poi la soddisfazione del risultato è È sempre. notevole. E quella di Tokyo, quando ci sarà? Beh, noi non abbiamo previsioni di andare a Tokyo, anche perché è un po' No, ci sono problemi, ci sono problemi. Esatto, però Quindi, di pandemia. avremo un collegamento con proprio la settimana prossima con il Giappone, con Toshiyuki Kita, che è responsabile di un evento a Nagoya. Vedremo quale sarà il prossimo appuntamento a Tokyo o a Nagoya. Ecco, tra i tuoi premi, perché tu hai ricevuto dei premi internazionali, c'è cioè le Chevalier dans l'Ordre des Arts et des Lettres, Lambrugino d'oro,
anche quello di Italian Talent Award, di cui sono la vicepresidente, quindi sono anche contenta che tu la stia citando questo premio, perché insomma è un premio alla Camera dei Deputati, quindi un premio prestigioso nel nostro paese, no? Giustamente. Quali sono le prospettive dell'Italia per quanto riguarda il nostro design? Prospettiva rosea, basta pensare che durante il periodo del lockdown c'è stato un incremento nel consumo degli oggetti di design, perché il fatto di stare in casa, di vedere, non vivere più la casa solo con poche ore nella notte, ma viverla quotidianamente, ci siamo tutti accorti quello che non corrispondeva più all'esigenza di utilizzo della casa, che è diventata casa, è diventato ufficio, è diventato luogo in cui dovevamo interfacciarci anche in via digitale con altre persone, per cui anche dove stavamo lavorando in casa, c'è stato un consumo aumentato e anche i fatturati delle aziende sono aumentati. Allestimenti che sono molto particolari e quindi diciamo che attirano l'attenzione di tutti, ovviamente, no? Sì, certo, sicuramente del pubblico, perché tutta la folla che abbiamo incontrato per le strade, che sono venute alla statale, che sono andate all'orto, è una folla interessata a vedere sia le novità, ma anche curiosare e toccare tutti questi nuovi oggetti che ci sono stati Ecco, presentati. ti saluto citando alcune frasi sul design, poi mi dici quelli che preferisci. Allora, il buon design è visivamente potente, intellettualmente elegante e soprattutto senza tempo, Massimo Vignelli. Non c'è designer migliore della natura, Alexander McQueen. L'arte del designer consiste nel fare nelle case altrui quello che non ci si sognerebbe mai di fare nella propria, Le Corbusier. Io direi che tutte e tre vanno benissimo perché sono delle visioni differenti di avendo per oggetto lo stesso oggetto. Parlare della casa, parlare degli oggetti che ci circondano, parlare anche della non futilità degli oggetti. Gli oggetti che ci circondano hanno anche in sé una durabilità e una qualità che ci consente di conservarli non per un periodo breve, ma per un periodo molto lungo, affezionarci agli oggetti e conservarli, perché hanno delle qualità intrinseche che sono sì la bellezza, ma anche la qualità dei materiali con cui sono prodotti. Ringrazio te della nostra partecipazione qui al Caffè in Bellezza. Do l'appuntamento la prossima settimana ai miei coloro, ai miei amici e alle mie amiche che mi seguono in questa rubrica, perché Good in Italy parla di eccellenze italiane, quindi solamente si doveva parlare del fuorisalone che promuove tutte le eccellenze che ci sono in Italia.